Salve a tutti gli amici di Tech Different, bentrovati con un nuovo appuntamento con il nostro podcast settimanale. News della settimana appena trascorsa che trovate su techdifferent.it, ma anche molti video sul nostro canale YouTube. Partiamo subito con la notizia più interessante che ho ritenuto io più interessante della settimana, ovvero la conferenza Build 2016 di Microsoft, riservata agli sviluppatori, però anche in ottica dei consumatori abbiamo visto delle interessanti novità, dove nel nostro articolo specifico troverete tutti i dettagli. Alcuni dettagli interessanti riguardano HoloLens, poi una versione Windows 10 Anniversary, quindi un aggiornamento per quanto riguarda il software, Cortana con delle novità molto interessanti. E anche Microsoft mostra anche le potenzialità del riconoscimento cognitivo. Trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato. Poi abbiamo un altro articolo, articolo molto interessante che riguarda l'evento che si chiamerà Big Event, a quanto pare, di Acer, che si terrà il 21 aprile, dove Acer appunto presenterà una nuova line-up di prodotti, quali PC portatili, convertibili e Chromebook, e vedremo se presenterà anche dei nuovi tablet e smartphone. Comunque per tutti i dettagli e anche per il trailer, il teaser trailer, vi rimando al nostro articolo appunto. Poi abbiamo anche un articolo che in pratica ci fa capire quanto la tecnologia sia utile anche per gli anziani, ovvero una news di appunto di qualche giorno fa parla di un ultracentenario italiano che torna a leggere grazie al tablet. Quindi vi invito a leggere l'articolo che abbiamo redatto e appunto a comprendere come la tecnologia riesca anche a fare queste cose molto molto positive, oltre che portarci via tantissimo tempo, soprattutto ai nostri figli che sono sempre collegati, o ai vostri figli, io non ne ho, che sono sempre collegati con i social network e quant'altro. Poi, per quanto riguarda le altre news, abbiamo visto Apple che ha rilasciato Safari Technology Preview, ovvero un nuovo browser di Safari dedicato agli sviluppatori, che però potete scaricare anche voi. Per scaricarlo con il link, lo trovate nel nostro articolo. Poi abbiamo visto anche dei brevetti Samsung che proporrà in futuro degli smartphone pieghevoli, ma questa è già una notizia abbastanza vecchia, diciamo, però è tornata alla ribalta in quanto ci sono stati dei nuovi brevetti, ovviamente. Poi abbiamo anche i ragazzi di Elika Games che hanno appena pubblicato il loro primissimo gioco su App Store e Google Play Store, quindi vi invito a leggere il nostro articolo dedicato e poi andiamo a finire con le recensioni, recensione di LG V10, dispositivo davvero interessante, soprattutto per quanto riguarda l'opzione second screen, ovvero di un display secondario che è davvero molto funzionale. E poi tutte le sue caratteristiche. Per approfondire la recensione di LG V10, vi rimando ovviamente al nostro articolo dedicato, nonché ai video collegati con il focus appunto sul secondo display, dove abbiamo mostrato tutte le caratteristiche di questo secondo display e quant'altro. Chiudiamo con la recensione di ChatSim, che vi invito anche questa a leggere appunto. Bene, terminiamo qui, vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto a tutti e buona giornata. Ciao!